Noi non siamo né dei sostituti né delle alternative ai medici, ma siamo soltanto delle figure complementari, perché il farmacista comunque è presente sul territorio, quindi qui il farmacista chiaramente territoriale, che comunque è sempre a disposizione della cittadinanza, per cui la farmacia diventa un punto di riferimento della sanità per il cittadino e in questo caso anche per il paziente oncologico. Una farmacia oncologica per la città di Arezzo. La farmacia comunale Trionfo si è infatti certificata e qualificata nell'assistenza dei pazienti oncologici, una specializzazione frutto del percorso di formazione intrapreso dalla direttrice, la dottoressa Cinzia Francini, che ha frequentato la scuola di alta formazione per il consiglio e l'assistenza multidisciplinare al paziente deospedalizzato. La farmacia ha così ricevuto la certificazione, la targa identificativa della farmacia oncologica da porre all'esterno e la spilla per rendere così immediatamente riconoscibile il farmacista formato sul tema. Il paziente oncologico adesso sta diventando sempre più un paziente cronico, grazie alle nuove terapie chiaramente rivoluzionarie degli ultimi 20 anni, e questo permette chiaramente l'allungamento della vita, e per cui il paziente oncologico ha bisogno di trovare anche delle risposte fuori dal classico ospedale. All'interno della farmacia è stato inoltre allestito un apposito box per garantire la riservatezza ai pazienti, che potranno fare affidamento sul luogo dove approfondire le problematiche legate alla gestione quotidiana della malattia, dall'alimentazione all'integrazione, dalla cura della pelle alla cosmetologia, fino alle specifiche preparazioni galeniche. Il paziente oncologico in primo luogo può trovare un'accoglienza, quindi un aiuto anche puramente psicologico ad individuare i propri bisogni, le proprie necessità, quindi a focalizzarle meglio e trovare una risposta, perché il nostro scopo è quello poi di fare rete con tutti gli altri soggetti che sono facenti parte di questo programma del paziente oncologico. Il servizio sarà disponibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e sarà prenotabile direttamente in farmacia. C'è un numero chiaramente di telefono, si possono prendere degli appuntamenti, ci possiamo mettere d'accordo, per cui insomma la disponibilità è estrema.